È inutile che vi parlo del mio grandissimo amore per Telegram. Vi ho parlato molto sul canale, cos'è, per canali di WhatsApp. Vi ho parlato moltissimo dei migliori bot di Telegram. Ma su Telegram ci sono moltissimi canali e ci sono moltissimi canali interessanti. E allora oggi, cosa che non si vede per niente su YouTube in giro, vediamo i migliori 10 canali Telegram. Piccola parentesi perché non è molto esperto nel mondo di Telegram. Cosa sono i canali? I canali sono delle bacheche, sono una sorta di gruppo dove però può stare solo l'amministratore o gli amministratori. Insomma, noi da spettatori possiamo solo leggere ed eventualmente commentare gli articoli, sempre se l'amministratore ha attivato questa funzione. Insomma, sono un po' delle bacheche. Ci sono un difetto, ci sono tantissimi canali, ma sono di tutti difficili da trovare. Poiché Telegram non ha una vera e propria discoverability, cioè la possibilità di trovare attraverso un algoritmo canali, gruppi, così come ad esempio ce l'ha YouTube. Per questo io ci ho messo tantissimo a trovare dei canali decenti da portarvi qui sul canale con due requisiti minimi, ovvero essere totalmente legali e non avere spam, pubblicità pesanti che spessissimo ci sono. Ne ho trovati 10 e ve ne parlo subito. Vi ricordo che per trovare il canale potete o cliccare nel link che trovate qui sotto in descrizione oppure cercare il nome del canale nella barra di ricerca di Telegram. E allora, partiamo subito con due canali dedicati proprio al mondo di Telegram, dei canali Telegram dedicati a Telegram. Sono Inside Telegram e Progress Telegram. Sono tutti e due molto simili, oserei dire per l'85% dei messaggi uguali. Entrambi condividono i post del creatore di Telegram, ovvero Pavel Durov, tradotti in italiano, i changelog di Telegram, novità delle beta, a volte anche alcuni sondaggi. Insomma, sono praticamente molto molto simili, anche se devo darvi la mia preferenza, io preferisco Inside Telegram, poiché ha qualche messaggio in più, sono leggermente più attivi e questi messaggi provengono da altri canali, quindi spesso non sono messaggi da altri canali Telegram e questo è utile per avere un pochino più di messaggi e quindi un pochino più di informazioni essendo iscritti solo ad un canale. Sono comunque tutti e due molto validi. Passiamo invece ai canali raccoglitore, se così vogliamo dire, ovvero due canali dove vengono raccolte varie informazioni. Il primo è Tool per Startup, il canale del progetto, un progetto Tool per Startup, che è anche un sito web e anche un libro, che appunto pubblica dei tool, quindi dei piccoli siti, applicazioni, programmi utili principalmente a chi è una startup, quindi a chi serve qualcosa sul mondo business, sul mondo marketing, ma anche sul mondo grafica, per magari creare delle pubblicità. Ma in generale, anche se non avete una startup, e penso che non abbiate tutti una startup, sicuramente vi sarà utile perché ci sono delle cose utili un pochino a tutti. Ha un suo stile, quindi tutti i messaggi hanno la stessa formattazione. Questa è una cosa che mi fa impazzire, la simmetria, tutto bello uguale, vabbè, chiudiamola questa parentesi. Dicevamo, abbiamo quindi una grafica personalizzata col logo, col nome del programma, una breve descrizione, una descrizione più approfondita con i dettagli, soprattutto cosa molto interessante, i tag, quindi un tag viene targetizzato questo tool e noi cliccando sul tag possiamo andare a vedere tutti i tool con lo stesso tag, quindi tutti i tool simili. Questa è un'ottima cosa che migliora moltissimo la fruibilità del canale. Il secondo canale raccoglitore invece è GGNS, il Giro, un canale diciamo privato di un ragazzo, di un appassionato di marketing, tecnologia, che nel canale condivide un po' tutto quello che scopre. Sono principalmente libri, sempre dedicati al mondo del marketing, ma c'è anche qualche tool, qualche novità, qualche video YouTube interessante. Insomma, è un buon raccoglitore di un pochino di cose utili che potrebbero nel tempo tornarvi utili, potreste imparare nuove cose. Comunque, devo dire che è un bel canale e anche questo vi consiglio di seguirlo. Non ha per niente uno stile, potete capire che è un canale molto, con un approccio leggermente diverso rispetto a Tool per Startup. È ancora un pochino più familiare, diciamo, sono messaggi scritti così, come se scrivesse un amico, invece Tool per Startup è una roba un pochino più impostata. È comunque un bel canale. Ehi, ancora qui, cosa vuoi? Sto cercando GGNS su Telegram, ma non trova niente. Come non trovi niente? Ah, aspetta, 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 aspetta. È un canale privato, quindi devi unirti usando il link in descrizione. E se volete unirvi anche voi, fatelo dal link che trovate qui nella descrizione di questo video. Ciao, Va fammi bene, continuare va il video. bene, Grazie. Ah, già, dato che tu ti dimentichi sicuramente, ringrazio Mattia e Riccardo Zordan per avermi consigliato questi sì, ultimi me lo due ricordavo, lo canali. stavo per dire, comunque Perché grazie, i ciao. migliori, Ciao. ecco.
È sempre qui il nostro amico clone. Prossimo canale, Sapiens 3, uno dei miei canali preferiti sicuramente. L'ho scoperto mentre cercavo canali di questo video e devo dire che mi è piaciuto moltissimo, perché al suo interno è un canale molto molto attivo, circa 3-4 messaggi al giorno anche, ma è molto interessante allo stesso tempo, perché al suo interno vengono pubblicate principalmente curiosità, cose curiose che provengono un po' tutto il mondo, particolarità dei vari stati, delle varie tradizioni, ogni tanto anche qualche curiosità sulle bandiere del mondo, quindi qualche particolarità, qualche aneddoto. E devo dire che sarà che sono una persona curiosa, mi piace scoprire cose nuove, però è un canale che mi è piaciuto moltissimo, si scoprono moltissime cose soprattutto particolari e devo dire che ha super approvato anche questo. Tra l'altro all'interno ci sono anche dei sondaggi per avere un po' di interazione col pubblico, sono attivi i commenti anche qui per avere un po' di interazione, per parlare un pochino rispetto a quello che viene detto. E tra l'altro cosa carina è che oltre ad esserci la fonte, tutto quello che scrivono, quindi tutto quello che scrivono potete andarlo a verificare dalla fonte, se è un luogo, se vi parlano di qualche luogo particolare, c'è il collegamento a Google Maps diretto per andarlo a vedere. Altro canale, anche questo mi è piaciuto molto principalmente per due particolarità: Graphic Design Font, un canale che pubblica semplicemente font, quindi tipi di scrittura, anche qui è abbastanza attivi, circa un font ogni due giorni, ma insomma questo fa parte di quella categoria di canali in cui non bisogna unirsi e quando succede qualcosa ricevi il messaggio, ma sono quei canali da andare a cercare, da andare a vedere quando se ne ha bisogno, quindi quando avete bisogno di qualche font andate su questo canale e potete trovare moltissimi font principalmente carini, font di grafica con degli esempi di varie applicazioni, di vari stili, una descrizione del font in inglese, ma non è neanche molto utile. E le due cose che mi sono piaciute molto sono queste qua: uno, il download diretto da Telegram, quindi non dovete andare su siti esterni, vi mandano un file zip con il font direttamente nel canale e lo scaricate lì, e già questa è una cosa fantastica. Ma soprattutto, oltre a poter votare il font, ma sinceramente chi se ne frega, c'è la possibilità con l'ultimo tasto in basso sotto lo zip di andare a un bot Telegram collegato e scrivendo un test in questo bot lui ve lo rimanda col font selezionato. Ragazzi, questa è una cosa fantastica per capire come viene il testo in cui volete usare quel carattere, ancora prima di scaricarlo, ancora prima di installarlo nel vostro computer. Questa è una cosa veramente utile, una particolarità che lo contraddistingue. Ok, ce l'ha anche Google Font questa cosa e altri siti simili, è vero, però Google Font, su Google Font non si trovano font così particolari, principalmente nella home trovate font abbastanza classici. Qua font particolari con questa particolarità. E poi è su Telegram, quindi è fantastico. Next Channel, Storie di Brand. Storie di Brand principalmente è un podcast, dove è un podcast che mi piace molto, vi ho condiviso spesso i suoi episodi su Substack. È un podcast dove vengono raccontati le storie, gli aneddoti, il percorso che hanno fatto alcuni brand per arrivare dove sono adesso. Già questo mi piace moltissimo, si ascolta volendo su Spotify, ma nel canale Telegram, oltre a ripostare tutte le varie puntate da Spotify e quindi essere avvisati quando esce una nuova, spesso ci sono dei piccoli aneddoti, dei piccoli approfondimenti, delle brevi puntate ma sotto forma di messaggi vocali, appunto degli approfondimenti alla puntata da Spotify, insomma qualcosina in più, anche questo utile per i più curiosi. Passiamo a Biblionet, un canale Telegram per avere dei libri in PDF. E voi dite: Enrico, ma hai detto canali legali? E questo invece è legale perché i libri che trovate qua non è il libro uscito ieri, ma sono i libri usciti 100 e passa anni fa, ovvero libri di dominio pubblico, quindi hanno, diciamo, perso copyright. Infatti trovate Pirandello, Foscolo, non troverete mai uno scrittore moderno. Insomma, può essere utile sicuramente se vi piace questa tipologia di libri, oppure anche per scuola, magari se vi serve leggere un libro, leggere una parte di un libro, ecco, qua potete trovarli in PDF oppure in EPUB. Un canale affiliato sempre gli stessi creatori è Ascoltali, che allo stesso tempo contiene degli audiolibri gratuiti presi da YouTube. Anche questi due canali, come quello dei font, non sono canali da iscriversi e ricevere le notifiche, ma quando avete bisogno di qualcosa di questa categoria, andarlo a cercare, quindi ricordatevi che esiste. E concludiamo con International Geographic. Anche questo è un canale, devo dire, interessante, soprattutto per gli amanti dei viaggi, poiché vengono postati luoghi pazzeschi nel mondo, foto e video di posti sperduti nel mondo ma fantastici, con tanto di posizione Google Maps, una breve descrizione in inglese. Insomma, se vi piace viaggiare, scoprire posti nuovi in cui probabilmente non andrete mai, però comunque è bello un pochino viaggiare con la fantasia. A questo canale è un canale abbastanza attivo, uno o due messaggi al giorno.
Ma soprattutto concludiamo con il miglior canale di tutti, Enrico Tech, il mio canale Telegram. Dai, a parte gli scherzi, se volete unirvi nel mio canale Telegram potete trovare un piccolo recap di tutti i video che escono, le notifiche delle puntate di Substack, oltre a qualche approfondimento, backstage, contenuti esclusivi, insomma iscrivetevi per restare sempre aggiornati. Niente, basta, video finito, spero vi sia piaciuto, spero che questa categoria di video vi sia piaciuta, consigliatemi qual canale qui sotto in descrizione, magari uscirà anche una seconda puntata, 11 minuti di video, anzi 12, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!